L'ingorgo nello spazio orbitale e il rilevamento di oggetti potenzialmente nocivi ci forniscono esempi dell'esistenza di questa sinergia tra civile e militare. GRAV è un sistema radar militare francese sviluppato dall'ONERA, il centro francese di ricerca aerospaziale gestito dall'aeronautica. Rileva tutti i satelliti in orbita bassa, in particolare quelli che vengono definiti spia. Per affinare le loro osservazioni, gli analisti del GRAV uniscono spesso i loro mezzi a quelli di un organismo civile tedesco, l'FGAN. A Wartberg, non lontano da Colonia, una struttura radom ospita una gigantesca antenna mobile di 45 metri. È il TIRA, un sistema radar di ricerca ed elaborazione di oggetti spaziali. In questo caso la sinergia tra militare e civile si potrebbe riassumere così. GRAV rileva e l'FGAN vede. Il nostro compito è identificare i satelliti, capire che tipo di oggetto abbiamo di fronte, cosa fa, se è pericoloso per altri oggetti spaziali. Queste missioni, al tempo stesso civili e militari, hanno un solo nome, missioni duali. Ci sono missioni concepite fin dall'inizio come duali. Questo vuol dire che mettono assieme finanziamenti civili e militari che rispondono a disposizioni militari da un lato e civili dall'altro già definite. È il caso di Cosmos SkyMed. Per scoprire cos'è Cosmos SkyMed andiamo in Abruzzo, nel bel mezzo di un altopiano, una foresta di antenne stona con il paesaggio, è il centro spaziale del Fucino, il più grande complesso di telecomunicazioni spaziali civili al mondo. È qui che si trova il centro di controllo di quello che è considerato il primo sistema duale di satelliti radar di osservazione terrestre. I satelliti sono gli stessi per l'utente civile e militare. Le operazioni di controllo di solito sono concertate, ma in caso di forza maggiore o di minaccia alla sicurezza del paese o dell'Europa, l'aspetto militare diventerà prioritario rispetto a quello civile. La condivisione dei mezzi non esclude due tipi di azioni distinti. I suoi requisiti operativi sono stati disegnati tenendo da subito in considerazione i requisiti della difesa italiana e i requisiti provenienti dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il sensore a bordo ha una capacità completamente doppia di acquisire immagini sia per il mondo civile che con modalità dedicate e classificate per il mondo militare. La costellazione Cosmos SkyMed nella sua configurazione finale sarà composta da 4 satelliti. 3 sono già operativi e l'ultimo sarà lanciato nel 2010. L'osservazione avviene attraverso un radar che funziona senza interruzione, di notte e di giorno. Anche il tipo di finanziamento è duale. Ed è stato possibile svilupparlo e realizzarlo in un tempo assolutamente ragionevole grazie al fatto che in Italia è stato possibile unire un budget dell'Agenzia Spaziale Italiana con un budget proveniente da un altro ministero, in particolare il Ministero della Difesa. Cadono così le frontiere tra civile e militare. I promotori di questa sinergia sono gli Stati Uniti. Essa è considerata tra l'altro necessaria per sopperire alle limitazioni di budget e per eliminare sprechi. Spostiamoci in Spagna per esplorare i meandri della sicurezza e dell'informazione. La base aerea di Torrejón de Ardós, non lontano da Madrid, è la sede di una delle agenzie meno conosciute dell'Unione Europea. Il centro satellitare è unico nel senso che innanzitutto è l'unica agenzia dell'Unione Europea al crocevia tra lo spazio e la sicurezza. Nel centro satellitare dell'Unione Europea viene messo ben in vista il carattere riservato delle attività. Per ragioni di sicurezza non vediamo i volti delle decine di analisti che vi lavorano. È qui che ogni giorno viene elaborato un grosso volume di informazioni arrivate da tutto il mondo e dallo spazio, civile e militare. I prodotti del centro satellitare sono definiti prodotti di intelligence geospaziale. Questo significa che includono non solo immagini satellitari rilevate dai sensori ottici e dai radar disponibili, ma anche dati che arrivano dagli aeroplani, da terra, e includono anche mappe, testi, video. Qualsiasi informazione necessaria per spiegare ciò che sta accadendo a terra. Alla fine le informazioni si presentano sotto forma di dossier informatico multimediale. C'è inoltre un aggiornamento in tempo reale e in funzione delle missioni o delle decisioni da prendere. Il centro satellitare dell'Unione Europea è un'agenzia creata per sostenere la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Per cui noi determiniamo i prodotti e li inviamo ai nostri clienti a Bruxelles e negli Stati membri. Su questa base vengono prese decisioni politiche o militari nell'Unione Europea.
Chi possiede l'informazione e sa chi fornirla ha un potere in qualche modo. Quando siete in una situazione di crisi dovete poter essere certi che l'informazione che vi arriva sia fornita da una fonte affidabile e che questa informazione sarà aggiornata regolarmente quante volte lo vogliate. È necessario anche poter determinare dove vedere ciò che accade, per cui non c'è altra scelta che avere mezzi propri gestiti autonomamente. La tecnologia del XXI secolo ha relegato mura e fortificazioni al rango di vestigia del passato. Cadono le barriere tra civile e militare, non senza i timori però di alcuni scienziati che questo possa rappresentare un passo verso la militarizzazione dello spazio. Il governo è culo e camicia con l'industria delle telecomunicazioni fin dagli anni 40. Ha inquinato tutto. Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare le tue telefonate. Mia moglie sono anni che lo sta dicendo. Tutti i cavi, tutte le frequenze. Più tecnologia adoperi e più è facile per loro controllarti. Huxley e Orwell avevano visto giusto. Ci siamo arrivati.